Fine dell'obbligo di mascherina all'aperto a partire da venerdì e se l'andamento della pandemia lo consentirà, stop anche per quelle al chiuso a partire dal 1° aprile. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Da venerdì tornano anche i concerti e riaprono le discoteche. Il governo dunque punta dritto a un graduale ritorno alla normalità grazie al progredire della campagna vaccinale e alla continua discesa di contagi e ricoveri. Restano però alcune incognite come l'alto numero delle ospedalizzazioni tra i più piccoli e il rischio di una nuova variante in autunno. Ne abbiamo parlato con il virologo Fabrizio Pregliasco. Questa ondata sta finendo, abbiamo ancora in questi giorni purtroppo un numero di morti notevole legato alla storia pregressa, alla situazione epidemica che ci stiamo finalmente lasciando alle spalle. La primavera estate sarà più serena. Rimane il potenziale rischio di una variante nuova. Purtroppo in 2 anni questo virus ce ne ha fatte vedere almeno 4. Nel prossimo autunno, quando le condizioni meteorologiche, come per tutti i virus respiratori, anche per il Covid, saranno in qualche modo facilitanti, la quota di soggetti suscettibili non sarà grandissima, però ritengo che un'altra onda, un colpo di coda, sperabilmente non un'ondata, la dobbiamo tenere in conto. La quarta dose è per tutti, però, concordano i massimi esperti, non è la soluzione. I dati di Israele, seppur preliminari, non ci entusiasmano. Io penso che non ci sarà una quarta, quinta, sesta dose per tutti, ma appunto una proposta vaccinale su base, diciamo, di offerta e di raccomandazione, soprattutto per i soggetti a rischio, per i soggetti più esposti, di tutte le età, ma anche dei più piccoli. Tra gli scienziati il dibattito verte anche sull'alto numero dei morti e sul dubbio che sia frutto anche di classificazioni forse troppo generiche. Concordo sull'esigenza di essere più precisi e quindi andare a distinguere aspetti diversi riguardanti sia la gravità della malattia, la modalità e la causa finale del decesso, quindi un'informazione più ampia e più trasparente